Buongiorno a tutti. La mia tesi appunto si è concentrata sullo studio di una criticità in particolare che è stata rilevata nello spazio che possiamo definire appunto città diffusa, cioè nell'entroterra veneziano, che è quello dello spazio pubblico, che è regolamentato da standard urbanistici e da leggi che appunto regolamentano il loro dimensionamento, però il loro dimensionamento non sempre è sinonimo di qualità anche quando viene assolto appunto dagli standard previsti per legge. Appunto, la mia tesi si è divisa sostanzialmente in due fasi. Una prima fase è stata di analisi, quindi lo studio e la ricostruzione della pianificazione urbanistica di uno specifico caso studio, ovviamente, e in particolare il comune di Martellago, che è anche il mio comune di residenza, quindi lo conosco anche in maniera approfondita. Sì, esatto, e quindi anche la tesi appunto ne ha evidenziato le criticità, ma anche le potenzialità da un punto di vista anche abbastanza interno. E oltre la ricostruzione delle fasi di pianificazione urbanistica, anche logicamente la classificazione degli spazi pubblici che sono al suo interno. La seconda fase è stata quella di una proposta di riqualificazione, ovviamente in termini di master plan, di individuazione di aree e di possibilità di trasformazione delle stesse. Appunto, abbiamo il comune di Martellago, è composto da tre frazioni, Maerne, Martellago e Olmo, di cui Martellago ovviamente è il capoluogo, ed è inserita nel tessuto urbano della provincia di Venezia. È collegata in particolar modo a Mestre e quindi Venezia tramite la linea ferroviaria, è in vicinanza di diverse infrastrutture come anche il passante di Mestre, e quindi poi raggiungendo Mestre, come punto centrale Venezia si può raggiungere anche le altre province della regione Veneto e confina con diversi comuni, appunto oltre Venezia, anche Spinea, Mirano, Noale, che sono delle realtà anche dimensionalmente abbastanza simili a quella del comune di Martellago, quelle un po' più grandi, quelle un po' più piccole, che presentano anche loro, se vogliamo, delle criticità a livello di standard urbanistici abbastanza simili. Questa slide rappresenta l'evoluzione dell'edificato, che è stato uno dei punti su cui mi sono dovuta imbattere nell'analisi per ricostruire appunto la storia della pianificazione, e possiamo vedere che il primo piano di fabbricazione è del 1959, più o meno all'inizio degli anni 60. E fino all'inizio degli anni 60, come possiamo vedere, ci sono pochissime residenze, poi sparse nella campagna ce n'erano altre, ma sono assolutamente, sì, come consistenza molto bassa. E poi il boom economico ha fatto sì di espandere l'edificato in maniera estremamente importante, perché se vediamo alla fine sono poco più di 10 anni. E questa espansione è continuata perché, se vediamo, gli strumenti urbanistici più o meno negli anni 90 rappresentano una situazione che è sostanzialmente raddoppiata, e poi però dopo gli anni 90 non si è assistito a un'espansione chiaramente così importante dal punto di vista dell'urbanizzato, anche se notizia di poco tempo fa, il Martellago è uno dei 10 comuni del, non so se della provincia o del Veneto, più cementificati comunque, con la maggior presenza di urbanizzato. A questo punto, appunto, ho proceduto con la ricostruzione delle tavole del piano regolatore, che individuavano le zone territoriali omogenee, quindi tipo A, B, C, le zone rurali, quelle capite in bianco, e le zone poi industriali. Ed è interessante vedere, soprattutto nel piano regolatore del 1971, di come molte aree a standard urbanistico venissero poste al di fuori dell'abitato, che a mio avviso è una delle più grandi criticità che si è riscontrata proprio per la qualità di questi ambiti, perché porre uno spazio pubblico al di fuori di quella che è la residenza fa sì che sia uno spazio particolarmente poco sfruttato e anche che si possa deteriorare nel giro di pochissimo tempo, quindi a maggior ragione si accelera il processo di disuso di queste aree. Inoltre, questo piano regolatore del 71
possiamo vedere che prevede moltissime zone anche a standard come questi scolastico, che poi sono state tutte ridimensionate perché già negli anni 80 non c'era più bisogno di avere 4-5 scuole medie, superiori e elementari, anzi, quando ogni frazione aveva il suo polo scolastico tra elementari e scuole medie, poi questo è stato sufficientemente dimensionato. E negli anni 80 vengono maggiormente definite soprattutto i tratti di viabilità, infatti con le zone di rispetto stradali, con la ferrovia e anche e soprattutto le zone industriali che vengono maggiormente definite. Questo è l'ultimo piano regolatore generale, adesso è stato adottato e approvato il PAT con i vari piani degli interventi, che però all'epoca non era stato riportato attualmente nella tesi, insomma. Diciamo che il piano degli interventi, così come è stato adottato e approvato adesso, prevede una quasi riduzione delle aree edificabili proprio per un discorso di consumo del suolo, quindi diciamo che comunque questo livello di pianificazione e zonizzazione rimane abbastanza simile a quello che è anche l'attualità. Si è scelta un'area di intervento perché per il progetto ovviamente ci si è voluti concentrare su una particolare ambiente e trascurando quindi momentaneamente il centro, il Martellago, il capoluogo, ci si è concentrati su Maerne e Olmo, che sono due realtà fortemente interconnesse in quanto Olmo esiste in qualità di frazione solo dagli anni 70 in poi, prima era strettamente connessa a Maerne, quindi addirittura con l'edificazione della chiesa a Olmo solo negli anni 90, tanto per dire, quindi quello che fa un po' il centro urbano è la chiesa solitamente, quindi tanto per capire qual è la nascita di questa frazione. Allora, sono state effettuate diverse tavole appunto di studio di uso del suolo, quindi con l'individuazione delle aree residenziali in verde e in colori più accesi sono quelli che sono gli spazi pubblici, in blu sono le zone produttive di cui non sono occupata, e quindi possiamo vedere che comunque diciamo nell'edificato di Maerne le zone a spazio pubblico pavimentato ricalcano un po' quello del centro urbano, ma ad esempio a Olmo, che è una, come possiamo vedere, di più nuova edificazione, è stata realizzata questo blocco di servizi che però è abbastanza distante da quella che è la viabilità principale, che è questa in particolare, che è la via Olmo che collega poi a Mestre. Questa viabilità interna è usata solo dai residenti e quindi non è particolarmente sfruttata anche da chi può venire da altri centri urbani. Appunto, la viabilità principale si evince essere appunto la via Olmo, che poi si collega a Via Circonvallazione, e verso nord, appunto a Martellago, congiungendosi con la Castellana, e poi a sud invece con le autostrade o Milano, e tutto il resto della viabilità è secondaria o quasi vicinale praticamente, quindi è residenziale di raggiungimento di quartieri e lottizzazioni. Le aree previste a standard urbanistico, questa è una tavola che sovrapponeva appunto tutte le aree a standard urbanistico previste nei vari piani regolatori e in particolare vediamo che le aree in giallo sono quelle di ultima pianificazione e vediamo che sono anche queste molto distanti, non ben collocate, all'interno dell'edificato. Questi spazi pubblici sono stati tutti classificati mediante una scheda tipologica e sono stati divisi in quattro categorie, cioè quelle che troviamo più o meno appunto in tutto l'urbanizzato della provincia di Venezia e anche di tutta la regione Veneto alla fine, che sono gli spazi pavimentati, che sono piazze, i sagrati delle chiese, le aree verdi di quartiere, che sono quelle un po' più diffuse, quindi il verde che si può progettare sia a livello di lottizzazione oppure il parco urbano, area di gioco, svago, eccetera. E poi cul-de-sac, che sono degli spazi in onore per gli automobili, che quindi li troviamo sempre all'interno delle lottizzazioni che hanno una viabilità che si conclude al loro interno. E poi ci sono degli spazi un po' peculiari che non erano inseribili in nessuna delle altre tre categorie, ma sono poche casistiche e quindi le abbiamo chiamate delle altre centralità, come ad esempio la stazione,
che ha comunque un certo grado di spazio di accentramento di persone, perché la stazione viene poi usata per movimentarsi e in altri punti, e che quindi creano una certa centralità. La scheda tipo è questa, quindi viene stata estrapolata l'aria tramite un ortofoto, c'è cioè una breve descrizione di superficie, di grado di manutenzione, del tipo di utenza che viene, che utilizza questo spazio pubblico, perché soprattutto da questo deriva anche la qualità e la tipologia di spazio pubblico, delle foto che testimoniano lo stato attuale, insomma 3 anni fa, ma non è cambiato moltissimo, e un estratto di una CTR con individuazione degli elementi che circondano lo spazio, quindi se è circondato da spazio residenziale o altri spazi pubblici limitrofi. Quindi questa analisi ha portato a dire che le aree verdi si trovano nelle zone più periferiche e versano in uno stato di abbandono, non tutte, ma una buona parte. Gli spazi pavimentati, pur essendo centrali, ma e quindi anche frequentati, non riescono a fornire uno spazio adeguato per la sosta, perché sono in vicinanza di vie di traffico abbastanza frequentate, quindi non creano un senso di sicurezza nel frequentare questi luoghi. E comunque manca un disegno complessivo, una coerenza degli spazi pubblici che vengono appunto dimensionati e individuati più o meno dove sono le aree meno prestigiose per la realizzazione di lottizzazioni e quindi di immobili che poi vengono compravenduti, insomma. Alcuni requisiti che deve avere lo spazio pubblico. Questi sono stati estrapolati dalla lettura di un testo di Jungel che è Vita in città, e quindi ha dato tutti degli elementi per poter, tra virgolette, dare un giudizio di qualità, di merito di questi spazi pubblici, cioè il posizionamento delle sedute, piuttosto che il vedere che il punto di vista dell'uomo viene rispettato anche nella presentazione del tridimensionamento. Quindi, ad esempio, salutarsi grande scala. Rallentare il traffico, perché muoversi più lentamente vuol dire città più vivaci, perché avere la possibilità di camminare e guardare crea una situazione più confortevole di camminare velocemente o muoversi con un'automobile. Su piccola scala, invece, l'utente deve poter camminare, appunto, con percorsi diretti, senza grosse curve, angoli retti, pochi dislivelli, perché il camminare è un'attività che richiede un certo sforzo fisico, e se questo viene fatto in città con tutte queste difficoltà non è incentivante. Deve poter sostare, appunto, quindi sedute protette, ma con una visuale su un ambiente che abbia qualcosa da dire, qualcosa da raccontare, e quindi poter vedere, parlare, ascoltare, perché fare qualcosa crea la possibilità di sempre di più di sfruttare l'ambiente circostante, appunto come spazio pubblico. Quindi la proposta progettuale ha degli obiettivi, aveva degli obiettivi, quindi il miglioramento dell'accessibilità dei centri urbani, condizioni per la promozione della mobilità pulita, quindi anche più lenta in realtà rispetto a quella veicolare, quindi una realizzazione di una pista ciclabile per usufruire e mantenere gli ambienti naturali, incentivando anche diverse forme di turismo, perché ovviamente se parliamo di Venezia è semplice parlare di un turismo che frequenta una città per le sue bellezze architettoniche, però anche all'interno della città diffusa ci sono molti ambiti territoriali naturali che potrebbero essere meritevoli di essere frequentati e insomma conosciuti. Quindi la prima proposta era la realizzazione di un tracciato ciclabile, che è questa che vediamo in verde, che possa connettere in particolare i due ambiti di centri urbani, quindi di Maerne e di Olmo, e non solo, facendo praticamente un circolo e un tracciato di connessione che si estende per circa 23 km. Quindi anche un medio raggio. Ovviamente si sfrutterà anche la presenza di già piste ciclabili attrezzate all'interno dell'edificato per connettere appunto le zone più interne, però appunto si può anche sfruttare la mobilità che si può avere su corsi sugli argini dei fiumi, in particolare il Marzenego,
e il rio Stordo, che è un rio molto più piccolo, ma comunque che presenta degli argini che possono essere anche percorsi. E in più ci sono segnalate appunto le centralità principali che vogliono essere connesse tramite questo tracciato. La pista ciclabile viene realizzata secondo le normative europee, dove è possibile, quindi con una corsia sempre o a doppio senso di marcia o a senso unico e alternato sull'altro lato della carreggiata, con sempre separatamente realizzata una pista, un marciapiede per il passaggio di pedoni. In questo caso è una sezione in corrispondenza di un'ipotesi di pista ciclabile a raso sul rio Storto, con l'individuazione anche delle zone di rispetto per non realizzare una pista ciclabile proprio ovviamente a ridosso dell'argine. Ad esempio si può anche sfruttare l'argine esistente in rilevato, quindi con un concetto di slow mobility sostanzialmente, in questo caso non essendoci la larghezza sufficiente, senza utilizzare e andare a interferire con il naturale argine del fiume, si è deciso di dividere la pista ciclabile nei due sensi di marcia, uno da un lato e uno dall'altro lato. E poi all'interno invece del centro urbano, anche in questo caso senza stravolgere la viabilità esistente, cioè si ricavano le due corsie, una per senso di marcia, con a fianco il marciapiede e appunto percorre la maggior parte dei centri. In blu vediamo, come abbiamo detto, le aree di progetto. Queste sono le aree interessate dalla progettazione di Masterplan e che, come vediamo, cercano di connettere la maggior parte di spazi pubblici esistenti, come le scuole, le chiese e i centri culturali. Allora, per quanto riguarda Maerne, la connessione, gli obiettivi erano la connessione funzionale, migliorare la fruibilità del centro, che attualmente è molto penalizzato dalla presenza di strade ad alta frequentazione, e definire una connotazione migliore di quella che ha adesso, perché effettivamente non ha un vero e proprio centro la frazione di Maerne. Questa era l'ipotesi di Masterplan e si è divisa appunto in realtà più aree di intervento. La prima era l'ampliamento della zona verde questa ansa del fiume Marzenego, che si chiama via Aldo Moro, la via che fa accedere a questa zona, e come possiamo vedere appunto, quindi con un potenziamento della zona verde e anche la zona sportiva, in quanto ha già una vocazione, diciamo, chiamiamola sportiva, avendo la presenza di un campo di basket, di pallacanestro. E invece il centro urbano di Maerne, l'ipotesi più importante è quella di cercare di chiuderlo al traffico, quindi come invece adesso la viabilità è consentita in entrambi i sensi di marcia, di chiuderlo al traffico per realizzare delle schermature verso gli edifici esistenti e la totale pedonalizzazione del centro. E anche la realizzazione di volumi che possono essere funzionali alla vita, diciamo, cittadina, come l'oratorio, la biblioteca e spazi antistanti alla biblioteca. Quindi vado velocemente. Invece per il centro civico di Olmo, come vi dicevamo prima, non ha una vera e propria centralità, quindi andrebbe creata, e si è scelto di crearla soprattutto attorno al nodo centrale del centro civico, che è anche fatalità un baricentro tra i due plessi scolastici, quindi anche in questo caso chiudere al traffico la zona e creare delle zone verdi e sempre di gioco, in modo da connettere tutta questa zona che già è frequentata da un'utenza di bambini, ma anche di genitori che accompagnano i figli poi a scuola. Potenziare anche gli esercizi commerciali, in modo da creare sempre un traffico costante di persone che possono frequentare la zona. Queste erano delle sezioni che facevano capire come si potesse sfruttare i vari centri di nuova progettazione che potevano essere realizzate. In sostanza, queste sono le due parole chiave della tesi: connessione e centralità, per dare forza all'agglomerato e connettere le aree esistenti e potenziarle quindi. Grazie.